morning, Berlin. Allora, una precisazione, oggi sto senza cappuccio, veloce, perché devo aggiungere una cosa. Allora, sempre quello del New World Order. Mo l'ho spiegato in un post, però ho detto che è il caso di farci, di dirlo in video. Porca miseria. Quando io vi ho detto nel video quello prima, nessun giornale, guardate, mo da domani chi paga, non, il motivo c'è. Perché queste cose, cioè qui non è che gesto le multinazionali, che sia di un settore, in questo caso uno dei, le assicurazioni, i telefoni, non è che tutte le assicurazioni, le multinazionali, si mettono insieme e in un paese dicono, mo da domani chi non fa la cosa con me, non, tu ci mettiamo, anche se siamo concorrenti, ci mettiamo d'accordo e non gli facciamo fare, perché lì interviene il governo, la difesa del consumatore, non possono fare come si fare. Questi sono, alla fine sono dei commercianti, a livello giuridico intendo, non a livello, perché alla fine sono padroni del mondo, i tentacoli delle punte. Quindi devono passare per la Costituzione, cioè vai ai governi, quello che è, le forze politiche, e proponi una legge che dice facciamo così. E poi la passa. Voi direte, ma tanto la passa lo stesso, hanno sempre fatto così. Ma è un conto, la maschera. Tu dici, ma non è il fine, non è il fine in questo caso che conta. Perché loro dovevano passare per le forze politiche o per quello, ce l'hanno in mano loro, ma c'è una lotta tra le due, tra l'atlantismo e l'eurasiatismo, che poi entrambi servono le multinazionali, ma ognuno le sue. Quindi anche lì comincia a fare casino. Quindi, ma mettiamo che hanno un comune intento lì. Che succede? Passando per il Parlamento, per quello che è, queste leggi, chi te la vara? Che quale forza politica? Che è, te ne so, il PD responsabile di aver fatto questo? E il giorno dopo sono morti, metaforicamente parlando. Chi se la prende sta responsabilità di forze politiche? Ecco qui, torniamo al discorso che facevo quando ero il Movimento 5 Stelle, piramidi di potere, no, il Movimento 5 Stelle, che devono, la legge elettorale deve essere per forza così. Perché se va a governare una forza con la maggioranza assoluta, qualunque essa sia, poi è lei la responsabile che ha dato questo alle multinazionali e non lo farà mai. E ecco la legge spezzettata, per forza la coalizione, ma la coalizione non tra forze omogenee tra loro, che sarebbe come una forza sola, che ne so, Lega e Forza Italia fanno una coalizione e vanno al governo, e quella si prende la responsabilità tutta la destra. E non lo fa. Quindi queste forze che vanno a governo devono essere litigiose, perché poi si devono dare la colpa. Ecco, Di Maio dice, facciamo un contratto e scriviamo il punto. No, tu non hai rispettato il punto. No, non l'hai rispettato tu. Chi ha fatto passare sta cazzo di legge, che tutte le assicurazioni, tutte le case, il foglio dell'affitto, chi l'ha fatta passare come legge? No, io avevo detto di no, no, noi avevamo. E non ci fa capire più niente, se la svignano un po' così. Tu dici, ma il fine è lo stesso? No, perché se rimane in piedi questa via, per quanto corrotta, le cose, perché poi quello, la forza politica che c'ha più maggioranza, se fa l'accordo con le multinazionali, mica quelli che lo ostacolano, mica lo ostacolano per il bene del paese, facciamo anche capire, dell'umanità, lo ostacolano perché vogliono pure loro rientrarci, e però lì la corsa è a chi ci vuole entrare di più a prendere l'accordo con la multinazionale, a chi si prende meno la responsabilità. Questo è il fine delle forze politiche. Tu dici, ma allora è lo stesso? No, perché è come una squadra di calcio, un anno non va bene. Magari si fa una squadra per stare a mezza alta classifica e rimane quasi per retrocedere. Vabbè, finisce il campionato, arriva al limite terz'ultima, rimane in Serie A, che fa? Scompare, cancellano questa squadra perché è andata male o perché va male. Si aspettano tempi migliori, ma rimane un'istituzione, sta là. Un giorno una speranza si ripulirà, la potremo utilizzare. Ma se sono ormai le multinazionali, senza passare per i governi, a fa come si pare, e piano piano si diventerà normale che fa le leggi, che poi non le può fare le leggi, ecco perché non ci avvisa. Perché se ci avvisa un giorno esso, guarda, da domani se l'assicurazione, la gente gli esce spontaneo a dire, scusa, e chi ve l'ha data questa libertà di fare così?
Allora, ecco perché non avvisano. Zitti, zitti, ti ci fa ritrovare, diventa una cosa normale che la gente non sa nemmeno o dà per scontato che è una legge. Non è nessuna legge. Nessun governo ha dato l'ok alle multinazionali di fare pappe e ciccia per fottere il consumatore. Nessuno. E non lo potrebbe dare perché chi lo dà, come lo fai a dare? Cioè lo danno perché poi si chiama certe, ma devono imboscare quel ladro. Cioè, ma qua non sa, ormai non c'è più la Costituzione per quanto riguarda le multinazionali, come fanno. E anche perché loro poi dovevano, avevano gli uomini loro, ma dovevano pagare quello, dovevano scendere a compromessi, è quello che vuole pure lui, noi il voto di tutti sti ingiambi, tu dici lo stesso, ma almeno c'è, rimane corrotto e schifoso. Ma con la speranza che un giorno ci si ripulisca o gente pulita possa entrarci, ma dal momento in cui tu gli levi il potere a questo, è finito. Non c'è più speranza. Ormai sono le multe, tu dici, ma pure prima, ma non è uguale. Ecco perché, quando vi dicevo, non l'ha scritto, tu dici, vabbè, non l'ha scritto, no, c'è un motivo, è grave per cui non è stato avvisato. Perché se no uno dice, scusa, chi ve l'ha data a voi? Chi ha deciso questo? Se invece zitto zitto, prima uno, poi no, arriva uno, scusa, ma come si funziona qui affittare? E qui funziona così, che dopo però non puoi prendere. La legge, che legge? Dove sta sta legge? Dove sta scritta? Chi l'ha firmata? Sotto quale cosa costituzionale? Quale forze politiche? Dove la richiede? Che volevano? E questo è gravissimo. E ecco perché. Tutte le forze politiche sono concusse, chiaro, ma ideologicamente la destra cercava di mantenere la sovranità nazionale, la cultura nazionale. Perché? Perché mantenendo quella fai da argine a questi, che poi sono corrotti pure quelli, quindi tu. Vabbè, ma per principio almeno uno schizzo di meglio è. No, questo non è un discorso ideologico, è un discorso, anzi, ideologico, ma non come lo intendete voi, ideologico nel senso che vedete i video. Le due schieramenti cosmici, poi rosatlantismo, rosiatismo e questo qua. Quindi, non ci vedo più per niente. Quindi, capito? Questa è una cosa assurda. Io ieri vi ho detto una cosa assurda. E tra le tante cose agghiaccianti, questa che non vi avevo detto, ma che era la deduzione che dovevate fare più agghiaccianti sopra tutte le altre. Le multinazionali, che sono poi chi comanda il mondo, non le multinazionali, sono come vi ho fatto la piramide di potere, che loro hanno come comparto stagno il compito di eseguire certi ordini per guadagnare nel loro contesto, ma l'ordine sopra, all'altro contesto, è partito non per guadagnare, per un portare il mondo a un certo livello di cose. E quella ancora più sopra è una cosa proprio di manipolazione mentale, fino a quando è disegno di quello, Dio per dire, mo, lasciamo perdere, Dio, demonio, cose, o impostore, questo è tutto altro discorso. Non c'è più la difesa del. Tu dici, non c'è mai stata. E lo dico ancora, anzi. Spero che il concetto sia passato. Ultima cosa, ieri parlando del mini job lavoro, mi sono scordato di dire che non c'hai la pensione poi però. Se fai c'hai la busta paga ci vuoi. Perché la pensione ormai chissà chi la vede più, ma anche chi la. Addirittura che io gli esodati, qua è capace che manco la prendi. Ma questo è pauroso, ragazzi. Quindi questa è una cosa gravissima che vi ho raccontato ieri, non come era rimasta in sospesa fino a ieri, cioè per quello che fanno veramente, ma per questo che vi ho appena detto, cioè ok ragazzi, see you later, oggi senza cappuccio, see you later.